con Stefano Morero direttamente dal Damiano di Saluzzo per parlare di questo Saluzzo che si lancia verso la nuova stagione 2018-19. Allora Stefano, per te un ritorno a casa, l'ennesimo, si riparte ancora una volta dal Saluzzo dove avevi già lasciato tantissimi bei ricordi e si riparte con quali motivazioni? Ma con tantissime motivazioni perché la maggior parte del gruppo che è rimasto quest'anno lo conosco benissimo e i giovani che sono venuti e anche i giocatori nuovi che sono venuti a giocare con noi sono tutte persone che conosciamo e sono giocatori forti e quindi mi aspetto tanto da questo Saluzzo e da questa squadra. E spero di dare il mio contributo come ho fatto da qualsiasi parte che ho cercato di fare in qualsiasi parte che sono andato a giocare. E spero che il Saluzzo faccia la stagione almeno come quella dell'anno scorso, se non migliorarla. Ma i presupposti sicuramente sono alla grande. Ecco, per te dicevamo, un ennesimo ritorno, questa volta un ritorno diverso forse dalle altre circostanze, nel senso che non torni più come giovane dalle ottime promesse, ma torni come un giocatore importante che deve dire la sua, perché comunque hai raggiunto un'età, 23 anni se non erro, Quasi quasi 23, in cui diciamo le pretese sono comunque tante. Pensi di poter reggere questo peso e soprattutto quanto ha contato per te giocare a Revello in una piazza in cui comunque hai potuto giocare con una certa libertà, Ma mettiamola diciamo così. che Revello è stato per me un trampolino di lancio, di nuovo l'ennesimo trampolino di lancio per me, proprio per me come giocatore e come persona, perché sono arrivato da una stagione prima, sia Saluzzo che metà Casale, in cui era andata male, perché mi ero trovato, cioè non è che mi ero trovato male, ma era andata una stagione molto, molto discontinuo e molto che non mi era piaciuta. Quindi Ravello mi è servito molto come trampolino di lancio per potermi rimettere in gioco e poter rifare quello che in teoria riuscivo a fare 2 anni fa, 2 o 3 anni fa. E Saluzzo, sinceramente non mi sento nessun peso addosso perché qua appunto come hai detto anche tu mi sento a casa e quindi credo di essere, ma anzi ne sono sicuro di essere ben voluto da tutti, dal mister, dai miei compagni e dalla dirigenza, perciò non mi sento nessun peso addosso. Ovvio è l'unica cosa che voglio è cercare di fare quello che ho fatto 2 anni fa, quindi riuscire a rifare gli stessi gol e riuscire a fare le stesse prestazioni rispetto a quello che ho fatto 2 anni fa. Quindi spero e voglio far bene. L'unica cosa che non voglio fare è come non avere, negli ultimi 2 anni ho avuto 4 infortuni, spero appunto quest'anno di essere anche un pochino più aiutato dalla fortuna. Ecco, hai poco fa citato il mister, Viale lo scorso anno l'hai affrontato da Sì. avversario, quest'anno te lo ritrovi in casa. Quali sono le sensazioni come mister? E legato a questo ti chiedo anche un commento su quello che è stato il mister della passata stagione, quello che appunto, parole tue, ti ha rilanciato, ovvero Perlo, che riparte da Nerzzolè e che ritroverai invece come avversario. Certo, allora, tra i due mister conosco sicuramente più Perlo perché Perlo mi aveva già allenato anche quando ero giovane qua a Saluzzo. Invece per quanto riguarda il mister Viale, il primo anno che allena qua a Saluzzo, il primo anno che mi allena personalmente, l'ho già affrontato quest'anno addirittura 3 volte perché siamo incontrati anche nell'ultima partita dei playoff. Ed è uno dei mister che mi ha colpito di più nel campionato di promozione. Non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto quest'anno in promozione e secondo me ha fatto una stagione ottima, forse. Per la squadra che avevano potevano fare anche qualcosina di più secondo me, però rimane comunque un ottimo mister e per quanto l'ho conosciuto un'ottima persona. E quindi sono sicuro che quest'anno, seguendo lui e seguendo tutti, si potrà fare una bella stagione. Per quanto riguarda il mister, secondo me lui non c'entra niente con la promozione, perché l'ha già fatto vedere in determinate situazioni, non solo a Revello. E quindi secondo me ritorna a casa anche lui, perché comunque lui ha già fatto il mister a Nerzzolè e secondo me può far bene, sicuramente. Grazie. Grazie a voi.